Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel complesso religioso di San Pio da Pietrelcina, accanto alla statua di San Pio. Oggi qui perché voglio raccontarvi quello che è Padre Marcellino Iasenzaniro che mette in risalto parlando della comunione, la comunione fuori dalla messa. Non sempre Padre Pio era in grado di poter celebrare la Santa Messa, a volte per motivi di salute, non poteva lasciare il letto. Lo consolava allora il pensiero però di potersi nutrire delle carni di Gesù, l'agnello immolato. Infatti, nel suo diario, proprio Padre Marcellino scrive: Oggi Padre Pio è rimasto a letto perché malato, come capita sempre, dalle 2 ha cominciato a chiedere che gli si portasse la comunione. Il confratello che l'assisteva ha cercato di tenerlo buono, dicendo di riposare ancora un po', ma alle richieste ripetute ogni quarto d'ora, ha dovuto accontentarlo. Quanto stiamo dicendo, racconta padre Marcellino, allora destava in noi grande meraviglia. Poi la pubblicazione delle lettere scritte da padre Pio ai padri spirituali ci ha permesso di scendere un po' più nell'intimo, in tante cose, nell'intimo dello stesso padre Pio. Ad esempio, come scrive a padre Benedetto, ciò che più mi ferisce è il pensiero di Gesù sacramentato. Il cuore si sente attratto come da una forza superiore prima di unirsi a lui la mattina in sacramento. Oppure questa fame e sete, anziché rimanere appagata dopo che l'ho ricevuto in sacramento, si accresce sempre di più. Era stato riferito a padre Pio che in occasione di una prima messa di un confratello, padre Pellegrino aveva cantato diversi stornelli accompagnati da altrettanti brindisi. Nella successiva confessione, in parte se ne accusò, in parte si difese, dicendo di non aver ecceduto. Il padre, nell'andare a raccomandare al suo penitente una giusta astinenza dei cibi, vuole andare oltre, cioè lui vede in essa non solo un mezzo idoneo per tenere il corpo soggetto alle esigenze dello spirito, ma anche la condizione necessaria per far avvertire una fame diversa, quella di Gesù, pane della vita. E tu non capisci, diceva, neppure il significato del digiuno eucaristico. E questa è una legge che ha lo scopo preciso di farci considerare Gesù come il nostro vero cibo e la nostra vera bevanda. Quel digiuno prima sta a significare che non dobbiamo desiderare nient'altro che Gesù e dopo significa che sazi di Gesù non dobbiamo sentire bisogno di nessun altro cibo.